io credo che questo sia soprattutto una questione di rifornimenti, ovviamente alimentari prima di tutto, ma complessivamente anche l'incapacità di garantire un ordine pubblico davvero funzionante. Questa l'irruzione delle forze armate della resistenza, gli attentati, tutte le mattine a Milano, in questo inverno, la gente si svegliava, c'era un morto in strada come minimo. Quindi era una sensazione di una guerra senza pietà e incapace di fermarsi, una violenza continuamente esercitata e che poi si aggiungeva alle difficoltà materiali, mancanza di riscaldamenti, la mancanza di cibo e oltretutto c'erano anche i bombardamenti anglo-americani, che non erano una cosa da poco. E basta ricordare la strage di Gorla, per esempio, cose di questo genere, che colpiscono profondamente l'opinione pubblica milanese. Ricordo che, purtroppo lo ricordo, dopo la strage di Gorla, dopo la morte, queste, giravano degli opuscoli in cui si vedevano fascisti, i corpi di questi bambini, oppure questi disegni in cui questi bambini dicevano che ci hanno ammazzato gli angloamericani e cose di questo genere. Questa è una mobilitazione dell'opinione pubblica, dei suoi sentimenti, abbastanza violenta. Che peraltro poi finisce per avere un contrappeso dall'altra parte, perché questo tentativo di mobilitare in senso violento contro l'antifascismo, contro i suoi protettori alleati angloamericani, si rovescia al momento opportuno nel senso di volere vendetta su quelli che avevano condotto l'Italia a quella guerra e a quella sconfitta. Questo spiega cose come Piazzale Loreto, dove gente assolutamente innocua e bonaria andava a insultare il Mussolini, che pure fino a un paio d'anni prima aveva osannato. Quindi ci sono degli shock e credo che da un certo punto di vista, se adottassimo, io non me ne intendo, una prospettiva psicanalitica a questi shock che gli italiani soffrono, che gli italiani sono colpiti in questo periodo, beh, forse qualche risultato e qualche spiegazione ce l'avremmo, perché appunto Mussolini a testa in giù è un segno, è un simbolo insomma molto forte, che indica però anche un odio interiorizzato, profondo. C'è un afflusso a Milano di sfollati, non indifferente, non solo di migrazioni di breve periodo o di breve distanza, ci sono anche migrazioni di più lunga lena. Nel corso del 44? Nel corso del 44. Il guaio è che queste cose qui non sono facilmente misurabili, perché non abbiamo dati statistici, per esempio. Anche se, come noto, le statistiche. Il problema è che non c'è più niente da prendere dalle campagne, perché da una parte c'è un mercato nero che è fiorentissimo, che ne dica la Repubblica Sociale, che anzi, e i tedeschi, i quali anzi poi incentivano a modo loro, perché hanno bisogno di procurarsi cibo, eccetera, eccetera, siccome non funzionano i canali ufficiali, corrono anche loro per le campagne a rapinare o farsi vendere tutto quello che era possibile per la sopravvivenza. Quindi ci sono delle contraddizioni interne al sistema di dominio nazifascista, come si dice, che pesano parecchio. E questa è una cosa di cui va tenuto conto.